E veniamo quindi alle ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi. E questa settimana sono successe veramente tante cose, ma non è successa forse la cosa che i tantissimi fans aspettavano. Ossia, alla fine non c'è stata nessuna scelta. Nessuno dei due tronisti hanno scelto. Forse però le cose si stanno anche allontanando. Comunque cominciamo seguendo lo schema seguito in trasmissione. Anticipazioni trono classico. Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne, ride da un balcone di Roma. Si parte con l'esterna di Alice e Federico Nicotera e dopo quella con Carola. Entrambi con baci. Nella prima esterna con Alice lei gli dedica una lettera con un video, il tronista Federico si dice dispiaciuto per la sua assenza e di vederla piangere. Alice pensa di avere in qualche modo conquistato il tronista, ma Maria gli ricorda che deve vedere ancora l'esterna con Carola e Federico si mette a ridere. Il motivo per cui la conduttrice fa questo appunto è resto detto. Ossia, l'esterna fra Carola e Federico è molto bella sulla neve, i due sono molto tranquilli e sereni e alla fine scatta anche il bacio. Carola riceve anche i complimenti del tronista che dice che finalmente la vede tranquilla e non con il freno a mano tirato. In studio è presente anche ovviamente Lavinia Mauro, ma in esterna dai suoi corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli non è andata lei ma ha mandato la madre. Ad Alessio il biondo, diciamo la madre, rimprovera che non fa quel passo in più verso la figlia per aprirsi completamente. La madre dice che a Lavinia Mauro basterebbe veramente poco, un gesto come un fiore per capire che è lui il suo principe azzurro. Mentre Alessio Campoli sembra che sia stato abbastanza evasivo nelle risposte. La nuova tronista Nicole Santinelli ha fatto le sue prime esterne, a quanto possiamo dirvi anche delle belle esterne con tre corteggiatori differenti. Anticipazioni trono o var Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri. Si passa quindi al trono o var, dove ovviamente c'è stata la chiusura fra Biagio Di Maro e Carla, pare che oltre che in trasmissione gli schiaffi ci siano stati anche fuori dagli studi. Spuntata fuori una ragazza di 21 anni con gli screenshot per Riccardo Guarnieri che gli avrebbe commentato la foto di Riccardo a petto nudo. Ma a quanto pare il corteggiatore tarantino era preparato, infatti mostra il cellulare a Gianni Sperti dove dimostra senza ombra di inequivocabile dubbio che questa ragazza è dal 2019 che gli manda messaggi e che insomma lui ha sempre cercato di evadere, anche in maniera garbata nonostante l'insistenza. Per la prima volta Armando Incarnato prende le difese di Riccardo Guarnieri contro Gloria dicendole che è inutile che racconti di provare un sentimento, quando viene a Uomini e Donne unicamente ad attaccarlo. Riccardo Guarnieri dice che Gloria sarebbe stata disposta a uscire anche dal programma con lui. Ma Gloria dice di no e su questo Gianni Sperti la attacca dicendo che avrebbe dovuto baciarlo e uscire con lui. Si passa a Alessandro e Pamela che sono realmente ai ferri corti, con lui che si lamenta che lei lavori fino a tarda notte e lei che va sempre alle feste. La rottura fra di loro sembra imminente.